un post. Ok. Puoi semplicemente condividere. Dovremmo essere in diretta. Buon pomeriggio a tutti, Buon ben pomeriggio. ritrovati. Diamo il ben tornato a Renza. Ciao Renza, bentornata. Ciao a tutti. Che poi magari una volta che si connettono tutti e siamo pronti, ci racconti pure un po' come se Allora, nessuno ti conoscesse, quello che fai e come sei arrivata in associazione. come sono in associazione, mi sono innamorata della storia di Loris. E quindi quando lui ha cominciato a Tra 3 minuti postare ti lascio la questa parola. palla di energia che ha. Dico, tra 3 minuti ti lascio la parola, fammi controllare che ci siamo, che sono. Ok, perfetto, metto anche i commenti. Ciao a tutti, buonasera, dice Antonella, ma non era alle 21? Sì, inizialmente sì, ma poi abbiamo cambiato, abbiamo aggiornato e Però non è la ci. prima lezione, è un corso così, è una preparazione, un'introduzione. Introduzione, ok. Quindi dovrebbe funzionare tutto. Io, prima di lasciare la parola a Renza, 5 minuti vi spiego un po' che cos'è l'associazione, l'Accademia del Punto Zero, perché magari è la prima volta che assistete a qualche nostra diretta e in tal caso potete lasciare il commento prima volta, così poi alla fine della diretta veniamo a lasciarvi il link con più informazioni riguardo il tutto. E vi condivido lo schermo così vi mostro anche. Ok, allora, l'associazione del punto zero nasce da un'idea di Loris Sichetti, che è il fondatore, e attraverso la sua ricerca interiore ed esteriore è arrivato a scrivere libri, a pubblicare diverse ricerche e a creare diverse attrezzature molto innovative e interessantissime, perlomeno. Da questo suo lavoro di ricerca e di condivisione si è creato un gruppo sempre più numeroso, ha creato l'Associazione del Punto Zero e dall'Associazione del Punto Zero ci sono varie iniziative parallele a quelle che sono le attività dell'associazione, tra cui l'Accademia del Punto Zero. Per diventare membri dell'associazione del Punto Zero, la quota di iscrizione è di 5 euro. Veramente è una quota minima. Vale per l'anno solare, quindi fino al 31 dicembre 2012, anno per anno. E una volta iscritti all'associazione del Punto Zero, si può optare per l'iscrizione all'Accademia, che ha due tipi di abbonamento, o 8 euro mensili o 75 euro all'anno. In questo caso sono 12 mesi e non anno solare, quindi se doveste iscrivervi oggi, scadrebbe l'abbonamento ad ottobre 2021. In Accademia del Punto Zero, invitiamo tantissimi relatori che sposano benissimo l'ideologia dell'associazione, li invitiamo quando hanno il piacere di venire a condividere le loro conoscenze e abbiamo diversi corsi già effettuati in programmazione e futuri. Con l'iscrizione in Accademia si ha accesso a tutti i corsi, non c'è bisogno di iscriversi singolarmente ad ogni corso. Con l'abbonamento da 8 euro al mese o 75 euro l'anno si ha accesso a tutti i corsi passati, presenti e futuri. Il primo corso che abbiamo avuto proprio in associazione a marzo, noi siamo partiti a marzo, è stato quello di floriterapia, sempre con Renza Bellini. E da lì ci sono stati diversi relatori che si sono aggiunti al team, con Andrea Donnoli che ci ha parlato di elettrocoltura, una tecnica innovativa applicata all'agricoltura, la kinesiologia anch'essa uno studio molto molto attuale e interessante. Tiziana Vignoli, il cuore come strumento di pensiero, e il dottor Ansuini ci ha introdotto alle cinque leggi biologiche, la numerologia pitagorica con Maria Vittoria, sempre floriterapia e la cabala con le lettere ebraiche di Renza Bellini, casa in paglia con Stefano Soldati, registri akashici con Jayesh e a breve Si anche, sente anzi male, però. domani, le sette fiamme sacre.
come promuovere la tua attività olistica, Loris. Dana in Roma ci ha parlato della sua teoria del tutto, e in più in associazione facciamo varie interviste sempre a ricercatori con l'ideologia dell'associazione e dirette varie come quella di oggi. C'è il link in descrizione per maggiori informazioni, e se è la prima volta scrivete prima volta nei commenti e verremo a presentarvi meglio con il link quello che facciamo e quelle che sono le iniziative. Ora, Renza, sicuramente in tanti, la maggior parte di quelli connessi oggi già ti conoscono, però appunto se ci vuoi fare un riassunto su quello che ti ha portato, su come sei arrivata all'associazione e quelle che sono le tue ricerche e condivisioni. Allora, io mi occupo di medicina spirituale, che è una medicina che ho messo insieme negli anni, passando attraverso tante diverse specialità. Io parto come chirurgo, nasco come chirurgo, ma ho sempre avuto una grandissima passione per tutti i temi che riguardano la guarigione, quindi le medicine antiche, le medicine sciamaniche. E nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare Agnese Sartori, e ho presentato con lei un'intervista in questi giorni, che è una grandissima maestra spirituale. Con lei ho visitato il Messico, ho conosciuto moltissimi sciamani, e anche qua in Italia ho seguito molti guaritori, quindi il mio tema è la guarigione. Come ho incontrato Loris? Perché avevo seguito la storia di Loris e la presentazione della macchina del punto zero, e ho cominciato a usare la macchina del punto zero, e poi ho avuto curiosità di conoscere Loris, eppure essendo sempre stata una grande indipendente ho avuto invece voglia di cominciare a lavorare con lui e anche iniziare a svolgere una serie di ricerche proprio con la sua macchina. Quindi questa è stata la maniera e in cui mi sono avvicinata all'associazione. Poi è nata anche una grande amicizia sia con Piero che con Loris, e quindi eccomi qua. E oggi voglio presentarvi appunto questo corso di cristalloterapia. E ho messo un post dove già c'è una piccola introduzione a questo corso. Ma e ce l'ho qua, Renza. Esatto, ma ci tengo proprio a parlarvi un attimo di questa cristalloterapia. Certo. Perché la cristalloterapia è proprio il fulcro delle energie inviate dallo spirito sulla terra. Quindi poter stare vicino ad un cristallo, comprendendo che la sua vibrazione è tessuta nella stessa vostra coscienza, cioè la nostra coscienza, è il vero modo di approcciarsi a quella che è la cristalloterapia. Quindi con un grande rispetto. Il cristallo che cosa fa? Il cristallo trova in noi i blocchi energetici che ci causano sintomatologie e vince quei legami elettrici che portano un messaggio sbagliato alle cellule. Ecco, lo studio della elettricità nel corpo è una mia ricerca che io porto avanti anche con la neuralterapia, e ho trovato un grande aiuto proprio nell'uso anche dei cristalli. Quindi un lavoro sui legami elettrici che portano un messaggio sbagliato alle cellule. Quindi, di che cosa vive questo cristallo? Di un'informazione divina, e tratta i problemi fisici e i problemi anche psichici proprio con la luce dello spirito, quella di cui io vi parlo sempre nelle mie dirette con la voce dello spirito, nelle mie canalizzazioni. Nei cristalli infatti spesso vivono delle essenze spirituali molto, molto elevate. È proprio attraverso il loro aiuto che noi possiamo cercare di usarli nelle nostre terapie, quindi portare sempre un sentimento amorevole di rispetto nei confronti del cristallo e imparare quanta luce, quanta chiarezza, quanta amorevolezza può infondere in noi e nell'ambiente circostante. Quindi i cristalli sono veramente un grandissimo aiuto nella risoluzione dei problemi fisici e psichici. Quindi
se voi avete già delle abilità terapeutiche, è bello unire le vostre abilità terapeutiche all'uso di questi meravigliosi aiutanti, perché questo sono, e scoprirete che non è facile farne a meno. La cristalloterapia è proprio un modo di vincere le resistenze legate ai blocchi energetici che portano disequilibri sia a livello del corpo fisico e anche a livello dei corpi sottili. Quindi ha un ruolo fondamentale nell'andare a sciogliere questi blocchi, lavorando come? Con un meccanismo elettromagnetico. Inoltre questi cristalli hanno una grande ricchezza, una geometria sacra che porta in sé una vera vibrazione di guarigione. Quindi questa vibrazione che cos'è? E lo vedremo tra un po', perché oggi è una giornata molto particolare, abbiamo organizzato una cosa veramente particolare. Quindi queste pietre, questi cristalli portano in sé una grande vibrazione di guarigione e un suono, un canto, il canto dell'essere spirituale che risiede all'interno del cristallo. Quindi noi approfondiremo in modo sostanzioso tutto quello che riguarda la musica dei cristalli e cominceremo proprio oggi, e anche quelle energie spirituali e angeliche che convivono in queste creature di luce. Quindi noi vediamo che tutto è in risonanza, gli alberi vivono del suono dei cristalli, noi stessi rispondiamo sempre a quella che è la melodia del cristallo centrale, quello che è al centro del mondo, dove c'è la nostra akasha, i nostri registri akashici, dove è contenuto tutto il sapere dell'umanità e dove noi cerchiamo le chiavi per entrare. Quindi noi siamo continuamente sottoposti all'influsso della vibrazione di questo cristallo, che è in risonanza con i pianeti, che è in risonanza con le stelle. Spesso i problemi fisici che si hanno anche in questo periodo sono proprio dati dal fatto che questo cristallo centrale ha iniziato ad emanare delle energie estremamente forti che vanno a ricodificare quello che è il nostro DNA. Quindi prendere in mano i cristalli e cercare di migliorare questa risonanza è proprio nutrire un'armonia cosmica e andare anche a formare il nostro mondo, a creare il nostro mondo e imparare anche la melodia dei cristalli. Cosa ci permette imparare questa melodia? Di accedere a dei nuovi livelli di coscienza. Quindi il vostro modo di vivere quella che è la cristalloterapia, il corso che affronteremo, deve essere un modo molto curioso e molto ricercatore, un modo indagativo per comprendere come il cristallo interagisce con il corpo. E si può dire che noi adesso siamo veramente gli scienziati della nuova era e possiamo accedere a dei livelli di conoscenza mai visti prima, se non in Atlantide, come vi ho scritto anche nel post. Quindi, se uniamo la nostra curiosità alla nostra amorevolezza nel portare guarigione attraverso i cristalli, potremo subito cominciare a vedere e a studiare i loro effetti. La cristalloterapia non è una novità, non è una scienza New Age, è proprio un metodo veramente molto antico che permette il ripristino della carica elettrica nelle cellule. Questa tecnica la possiamo associare a tantissime altre tecniche, a tutte le terapie di cui di solito vi avvalete come terapeuti, anche alla floriterapia, infatti vedremo anche l'unione tra i cristalli e i fiori. È importante come vi approcciate ai cristalli inizialmente, perché la cosa più importante è proprio sentire la chiamata del cristallo. Quindi vi fate scegliere in realtà il cristallo, non scegliete voi il cristallo. Quando sentite la sua chiamata, entrate in una relazione molto stretta con il cristallo. Cosa vuol dire? Portarlo addosso, tenerlo in tasca, toccarlo, scoprirlo e conoscerlo un po' alla volta, perché ogni cristallo ha delle affinità terapeutiche particolari e voi dovete cominciare a imparare a percepire queste energie, a entrare in questa nuova era con una nuova lettura di tutto e soprattutto una lettura che
contiene al suo interno il messaggio spirituale, perché noi non siamo solo materia. E quindi questa è una cosa molto importante, farsi scegliere. Poi, dopo che questo cristallo ci ha scelto e che noi abbiamo un po' cominciato a maneggiarlo, a sentirlo, a conoscerlo, a capirlo, allora possiamo procedere alla pulizia e alla programmazione di questo cristallo. I cristalli sono degli esseri sapienti e spesso la programmazione che noi vogliamo dargli è al di sotto di quelle che sono le loro capacità. Tanto che spesso si scopre che il cristallo si è autoprogrammato per la soluzione del problema. Quindi tenete a mente che sono delle creature antiche, sono delle creature veramente piene di luce, che hanno una grandissima saggezza interiore. E non va mai sottovalutata l'importanza della saggezza di un cristallo. Non esiste nelle vostre terapie un essere più potente e leale che si può unire a voi nell'intento di guarigione di una persona. Quindi, l'uso dei cristalli, delle pietre, ma anche di moltissimi altri materiali che io vi metterò dentro, dalle piume alle polveri, a tante cose che sono messaggi della natura che contengono al loro interno un messaggio di guarigione. Quindi tutto è collegato, tutto è legato. Ogni materiale porta in sé delle informazioni che danno equilibrio sia ai corpi fisici che anche ai corpi sottili. Quindi quando poi fate una seduta di cristalloterapia come terapeuti, è molto importante affidarsi a tutto ciò che sentite, i messaggi in arrivo, al suono che vi arriverà a volte del cristallo stesso. Noi approfondiremo proprio questa parte, anche oggi, perché ho invitato Fabio Borghini. Oggi è un giorno molto particolare, siamo a Babon, quindi al passaggio tra l'estate e l'autunno, è un equinozio veramente molto forte, molto importante. L'ho invitato per farci un rito di pulizia con le sue campane di quarzo, e sarà una cosa meravigliosa, tra poco ci collegheremo. Se vuoi inviargli il link nel frattempo, così lui con calma si aggiunge alla conversazione. Infatti volevo ricordare che in descrizione trovate il link del canale YouTube di Fabio Borghini, che tra un po' conosceremo tutti insieme, e anche il link con più informazioni riguardo i corsi e l'accademia in generale. Quindi in descrizione. L'unica cosa che voglio ancora ricordare è che questa è una religione antichissima, appunto, non è una trovata New Age, ma è veramente un'antica, antica religione. Tutti gli sciamani usavano i cristalli, tutte quelle persone capaci di superare la soglia, di andare a vedere cosa succede nel corpo di una persona e riportare la guarigione da oltre quella soglia. Quindi è veramente il modo migliore per approcciarsi a questa cristalloterapia è proprio questo che faremo oggi, quindi una grande pulizia dei nostri corpi sottili attraverso questi suoni, attraverso la meditazione, attraverso la nostra preparazione interiore, e poi arrivare a entrare in una risonanza proprio con la luce dei cristalli, che illumineranno sicuramente delle zone molto profonde dove ancora non siete arrivati, assolutamente, hanno questa capacità. Quindi possiamo dire proprio che la cristalloterapia è un viaggio alla scoperta di se stessi ed è un viaggio veramente molto molto importante. Noi siamo solo all'inizio, adesso vediamo se si collega con noi proprio Fabio. Ok Renza, io volevo precisare che tu hai già appunto tenuto il corso di floriterapia e di cabala e lettere ebraiche, e che eri molto entusiasta del fatto che potevi un po' unire già i temi trattati insieme alla cristalloterapia. Infatti i fiori li rivedremo tutti, sì. Proprio
sarà un lavoro di ripetizione, di iniziazione per chi non li conosce, collegati proprio anche ai cristalli. Quindi andremo a rivedere la floriterapia ad un giro diverso della nostra spirale. Sarà molto importante. Qui ho visto che hai anche messo su i punti più importanti del corso. Esatto, adesso vi volevo proprio descrivere un attimo, se riesco a rivedere il post che ho messo prima. No, non lo leggi bene qui con la condivisione? Ah, ok. No. Ecco, infatti c'è proprio l'introduzione, che sarà così un approccio generico come abbiamo fatto oggi, ma non ho finito di dirvi tutto, i cristalli e la loro formazione, perché è molto importante come si formano i cristalli, e la forma geometrica sacra che vanno ad acquisire, le modalità di pulizia e di programmazione del cristallo, ce ne sono tantissime, le vedremo tutte, dalle più antiche e materiali a quelle più moderne. Le tecniche di cristalloterapia, applicheremo proprio i cristalli, vi farò vedere come vanno applicati e quali forme geometriche vanno rispettate, l'approfondimento sui vari singoli cristalli, poi studieremo molto la cimatica dei cristalli, il suono di purificazione, qua ci avverremo anche dell'aiuto di Dharma, la compagna di Piero, esatto. Poi i cristalli come veicolatori di informazioni e la cristalloterapia e i fiori di Bach, e li rivedremo tutti proprio quali veicolano meglio queste informazioni e alla fine, per ultime, queste energie angeliche veicolate dai cristalli. Guardo se Borghini ha risposto al messaggio. Sì, sì, prego, prego. C'è Paola che dice, emozionata, grazie Renza. Ciao Paola, sempre presente. Non vede l'ora che inizi pure il corso di cristalloterapia. Io ne approfitto. Quando iniziava, ecco, se puoi dire queste cose qua, che chiedevano quando comincia. Esatto, perfetto. Allora, gli appuntamenti saranno, immagino, non meno di 4, giusto Renza? Esatto. Poi, a seconda di come gestiremo con i tempi, però diciamo, minimo ci saranno 4 appuntamenti che saranno di ogni settimana, il lunedì alle 18. Con Renza abbiamo deciso di andare comunque in onda alle 18, il lunedì. Nelle prossime 4 settimane ci saranno perlomeno i 4 appuntamenti della cristalloterapia. Probabilmente ci sarà anche un quinto, conoscendo un po' l'andamento un po' di questi corsi. Ci sarà bisogno sicuramente di qualche approfondimento. Il messaggio l'hai mandato a me, Renza? Li stai mandando a me i messaggi, non a Fabio? No, l'ho mandato anche a Fabio, ma vedo che... Okay. Poi domani mattina in ufficio pubblicherò il calendario con le date aggiornate e anche con le date aggiornate dei webinar che abbiamo... L'ho mandato due volte, vediamo se riesce a collegarsi, perché gliel'ho mandato due volte, adesso vediamo un po'. Sì, sì, poi gli avevamo detto tra le 18:20, 18:30, quindi allora, dovrebbe essere pronto. Cose proprio sulla cristalloterapia, che proprio la cristalloterapia può essere un approccio molto importante per capire come funzionano le energie e come le forme geometriche e le risonanze che queste forme geometriche creano sono importanti nella cristalloterapia. Quindi si vedrà anche tutto l'aspetto della geometria sacra, anche se qua è stato appena accennato. Ed è si dice che questa cristalloterapia sia veramente molto importante nella nuova era che sta arrivando e sarà proprio una delle metodologie di cura più importanti. E tante terapie si baseranno proprio sull'uso dei cristalli, anche molte apparecchiature nuove. E quindi rivalutare quella che era una metodologia di cura, di
di tante culture indigene e dell'antica Atlantide, secondo me, è proprio creare un modello nuovo di terapie per prepararci ad una nuova medicina ed una nuova società. Questo per me è estremamente importante. Quindi metodologie antiche che diventano attuali e che vengono riscoperte in qualche modo e che ci avvicinano ad una realtà molto spirituale, che è la realtà più importante, secondo me, perché se noi entriamo in questa concezione di non essere solo materia, abbiamo veramente una lettura del mondo completamente diversa. Quindi per me questa cristalloterapia è proprio un percorso di crescita interiore ed è capace questa cristalloterapia di accompagnarvi in dimensioni assolutamente nuove, sia fisiche ma anche non fisiche, e quindi è veramente un viaggio molto bello. E niente, vi auguro buon viaggio con questo corso, vediamo se Fabio è riuscito a collegarsi. Sì, nel frattempo che magari Fabio si collega, ci vuoi raccontare un po' come hai preso contatto con Fabio, che tipo di ricerche? Conosciamo da molto tempo, perché il posto dove lavoro è proprio per me un posto di incontro per la crescita spirituale. Quindi, come ho invitato Loris a parlare della macchina, ed è stato un incontro molto bello, c'erano tante persone, anche altri ricercatori che erano venuti proprio a conoscerlo, e avevo invitato anche Fabio. Quindi nel mio centro, che è Percorsi di Luce, e cerco di chiamare tutte le persone che in qualche maniera risuonano con il mio percorso, e Fabio l'avevo conosciuto in questo modo qua, e quindi volevo condividere quello che è il suo lavoro, che lui è un astrologo un po' particolare, ma soprattutto mi piace molto il lavoro che fa con le campane di quarzo, e quindi volevo condividerlo con voi. È arrivato? No, Io non lo vedo ancora, però c'ho le tre foto che mi ha inviato. Lui dice sono connesso, non so. Gli scrivo. Forse è il link vecchio, Renza, sicuro che gli ha mandato il link nuovo? Allora, e non era uguale, no. No, aspetta che te lo rimando. Sì, mandamelo in Messenger. Ok. Allora, aspetta. Eccolo qua, Fabio. È arrivato? Ecco. Eccoti, Fabio, ben arrivato. Perfetto. Ciao, Fabio, buonasera. Ci siamo. Ciao, buonasera. Allora, grazie per aver accettato l'invito alla chiacchierata di oggi. Ah, bene, bene. Allora, perfetto, Renza, io lascio a te dirigere la conversazione. Che sei grazie. Oramai più esperta di me, quindi vai tranquilla. Grazie, Piero. Allora, Fabio, noi siamo pronti, vorremmo che tu ci facessi un'introduzione a questo rito, a questo passaggio, e ci parlassi un po' delle tue campane. Sì, bene. Ora, per esempio, la cosa che faremo anche come esempio è la costruzione dei suoni che accadono in questo istante, per esempio. Sì. Quindi siamo alle ore 18:30 esatti, quindi non sto facendo altro che calcolare le posizioni, ora le inquadro un attimo. Ok. Sì. Sto inquadrando lo schermo. Ecco, si vede che la linea all'orizzonte sta intercettando i pesci. Sì. Dato siamo vicinissimi all'equinozio. Esatto, domani, no? A che ora? Sì, domani mattinata. Ok. Ascendente nei pesci, adesso quindi c'è una frequenza legata a Giove, quindi il fa, la, do, quindi posso anche far sentire il cielo come suona. Assolutamente, è proprio questo che volevo, Fabio. Sì. Chiaramente è un'interpretazione legata a un incastro, diciamo, astrologico di tutti i vari signori. Non è un'idea che è nata, diciamo, di colpo, è un'idea che si è andata formando negli anni, perché però man mano che
ho visto che praticamente le posizioni planetarie e le frequenze che erano state usate dalla Barbara Eero, la Barbara Eero è una biologa matematica che ha calcolato tutte le frequenze di risonanza degli organi. Quindi avevo mandato una tabella dove c'era questa, proprio eccola questa qui. Frequenza. Eccola qua. La ce l'ho qua, Fabio. E lì si vede benissimo che ogni organo ha la sua frequenza. Esatto. Che cosa vuol dire ogni organo ha la sua frequenza? Cioè che si illumina addirittura quando entra in risonanza. C'è stato qui un altro musicoterapeuta che è Fabien Maman. Sì. Questa foto è del 1982, se non vado errato, 81, sì. E appunto fu fatta con quest'altra biologa francese in questa università e prendendo proprio, mettendo in un vetrino delle cellule, si accorse che quando la cellula diventava in risonanza con il La diciamo a 4,40, con il 4,32 sembra che non faccia questa... Nonostante ce ne parli tanto. Crea tutto questo aspetto rosa, diventa rosa praticamente con il La. In effetti il La è quello più usato, diciamo, da tutti i musicisti, nel senso come accordatura. Certo. Io, per esempio, uso sia una parte a 4,40 che una parte a 4,32. Ma il 4,32, nella tua ricerca, hai visto che ha una risonanza, che crea un cambiamento all'interno dell'organo? Avete fatto degli studi, non so, risonanze? Sì, su alcuni organi, sai, la differenza è pochissima, sono 8 Hz, quindi... Per esempio, questo qui è un La a 4,40 che è abbinato alla campana di Saturno. Si sente molto bene che questo La va a finire proprio in questa zona della pineale. Sì. E quando lo uso, praticamente si sente proprio come un solletico che va proprio dentro all'interno. È un massaggio sulla pineale. La Benissimo. pineale, diciamo, va tenuta sempre fresca attiva, altrimenti poi le persone come se si indurissero, perdessero anche una certa vitalità. Infatti è positivo, diciamo, stimolarla proprio con questa frequenza. Il bello è pensare proprio di stimolarla con frequenze, con risonanze, non con farmaci. Quindi questo noi vogliamo portare avanti. Sì. Faccio sentire proprio la frequenza di risonanza ora della e basta, è un suono piuttosto forte, non so come si avvertirà ora. Non so come arriva. Bene. Arriva bene, arriva bene. Bene, sì. L'importante è non distorca perché, diciamo, è molto potente questo suono. Diciamo, una campana metallica non riesce ad avere un suono così, così potente. Ora, appunto, avendo fatto, come dire, molta esperienza in questi ultimi anni, girando un po' per l'Italia e per la Svizzera, si sono creati, come dire, dei contatti con delle persone, non mi ricordo appunto proprio in una conferenza pubblica che in questo teatro c'erano diverse persone, mi ricordo, e a un certo punto dopo 40 minuti che faccio questa presentazione del suono, perché il suono dura 45 minuti, anche un'ora volendo, allora questi 45 minuti praticamente volano, perché uno inizia e uno dice ma come, è già finito? Dico, ma sono passati 45. Una volta addirittura ho fatto un'ora e mezza e tutti si sono addormentati. Cioè, addormentati, si va in questo stato, diciamo, di Meditazione. onde alfa, perché il cervello praticamente con i suoni bianchi va in uno stato di completo rilassamento. Quindi, chi non è abituato anche a fare un vuoto mentale, con questi tipi di strumenti si crea il vuoto mentale, come se entrasse in uno stato meditativo profondo. Per cui, dalle onde alfa si può passare poi anche alle onde teta, che sono sotto gli 8 Hz, e quella è la frequenza di autoguarigione, quindi si può indurre anche la riparazione di un organo. E appunto, stavo dicendo prima, in questo teatro, mi ricordo, mi sono avvicinato a due persone, e mi fanno a un certo punto, ma sentiamo bruciare tutti i nostri polmoni. Bruciare tutti i polmoni, ho detto, ma come mai? Dico, ma ci avrete qualche problema? Ma dice, sì, abbiamo le metastasi al polmone. Ah, ho detto, alla faccia. Per cui, insomma, avevano metastasi al polmone e basta. E loro l'hanno sentito avvertito in questa maniera. Dopodiché, dopo questa esperienza fatta nel 2014, mi ricordo, tutte le persone che hanno metastasi al polmone sentono lo stesso effetto, proprio che gli brucia. Sì, brucia anche perché è la fase in cui vengono eliminate, diciamo, le
e metastasi, è chiaro che in una volta sola no, però se uno fa una cosa, diciamo, ripetitiva, può essere coadiuvante, diciamo, anche alla medicina ufficiale, ecco, anzi molto coadiuvante. L'altro giorno mi hai detto, mentre parlavamo, una cosa molto bella, che quando hai un pensiero e usi la campana, è come se tu amplificassi questo pensiero, quindi anche un intento di guarigione. Sì, c'è da dire una cosa molto importante, perché praticamente queste qui sono campane di quarzo, infatti per questo diciamo che sono anche un po' così costose. La campana di quarzo, se prendiamo un quarzo a sé stante, visto che io come studi di base avevo fatto informatica, quindi ci lavoravo con dei quarzi che servivano per attivare sulla scheda madre tutte le funzioni del processore e del computer. Sono, sono degli oscillatori che, stimolati con una piccola corrente di 0,80 volts, cominciano a oscillare, quindi ci sono quarzi tagliati in maniera che lavorino a 8 MHz, poi a 16 e così via. Anche i, diciamo, gli orologi al quarzo, appunto, avevano un oscillatore legato al quarzo. Quindi il cristallo di silicio, perché in fondo è silicio purissimo, certo, non è altro che una componentistica del computer. Le memorie sono fatte con il silicio, praticamente. Ma questa è proprio la magia dei cristalli, la capacità che hanno i cristalli, è proprio questo. Sì. Hanno questo fenomeno piezoelettrico in cui producono delle frequenze. Se io mentalmente vado a indirizzare la frequenza, per questo spesso ci abbino dei mantra, dei suoni, certo, dopo facciamo una piccola esperienza veloce, si noterà. Mantra per questo passaggio, ce l'hai un mantra da associare a questo equinozio? Sì, sì, sì. Benissimo. Il mantra della gioia, che è un mani badrom. Ok. Quindi dobbiamo mettere molta gioia in quello che facciamo. Certo. E stavo dicendo, appunto, anche gli stessi teschi di cristallo che furono ritrovati anni addietro, negli anni 30, vari scienziati rimasero tutti stupiti di chi aveva costruito anche questi teschi di cristallo, perché, diciamo, loro stessi non si conoscevano tecnologia per fare la fusione e fare un teschio così perfetto. Quindi si sono accorti che praticamente il cristallo, specie il direttore della Hewlett Packard, che analizzò questa cosa, si era accorto che praticamente il cristallo rientrava in risonanza con il cervello, quindi era come se fosse una forma di ricetrasmettitore, però di cui nessuno ha capito bene l'utilizzo, ecco. Ora, in effetti, noi quello che usiamo del nostro cervello lo usiamo una piccolissima parte. Il cervello, quello che abbiamo, che è un po' più disturbante, è il cervello, quello rettiliano. Poi dal rettiliano però noi abbiamo l'altra parte che si sviluppa, come secondo gli egizi, nella struttura di Horus, che sarebbe praticamente, se uno fa la sezione, sarebbe praticamente il cosiddetto terzo occhio. Okay. Quindi c'è una parte del cervello che è nata per entrare in contatto medianicamente con altre entità. Non è detto che siano entità su questo piano, ma siano anche entità extraterrestri. Però, diciamo, non c'è mai stato uno studio scientifico vero e proprio su questa cosa, almeno recentemente. In passato gli egiziani avevano dato un input piuttosto forte. Molti di voi, insomma, avranno visto la sezione dell'occhio fatto, diciamo, l'occhio egizio. Ecco. Ce l'hai l'immagine? No. Magari alcuni sì, non l'hanno visto. No, ce l'ho. Ce l'ho qui dentro il computer, posso anche riprenderlo. Sì. Il famoso occhio. Parliamo di questo, no? Sì. Fabio, mi sa che ce l'ho io qua. Ah, ce n'hai uno? Sì, sì, bravo, bravissimo. Perché si vede anche una sezione del cervello che, quando è tagliata in maniera longitudinalmente, fa la forma proprio dell'occhio. Esatto. Quindi anche qui c'è un mistero non svelato. Praticamente, probabilmente rivelato, ma non svelato, perché rivelato poi significa velare due volte. Esatto. Quindi è nascosto, la rivelazione è un nascondimento due volte. È il secondo insabbiamento. Sì, il secondo insabbiamento. Fabio, ho un paio di domande che vanno a chiarire un po' tutta la situazione. Sì. Allora, ci chiedono, ma non dovrebbero essere suoni con altre frequenze per riparare?
non ho capito questa cosa. Con una campana 8 Hz, cioè ci chiedono che loro magari avevano sentito che per la guarigione magari sono più adatte le frequenze alte, non quelle basse che hai citato tu, immagino. Ma 8 Hz è la differenza. Nello studio di frequenza di risonanza degli organi, le frequenze terapeutiche vanno intorno dai 150 Hz fino ai 700. Sopra non sono più, non entrano più in risonanza con gli organi. Esatto. Quello studio, diciamo, degli organi non l'ho fatto io, l'ha fatto Barbara Ero, ma si vede che praticamente anche quando lo utilizzo verso una persona, per esempio utilizzo la frequenza del rene che praticamente corrisponde al re, il re intorno ai 300, 400, no, questo è 290, se non vado errato, sì. Vabbè, qua abbiamo pancreas 117, sangue 321, muscoli generici 324, il più alto le ossa sembrerebbero, no, la milza, 492. Sì, c'è una tabella che poi diventa ancora più particolareggiata, che è stata ampliata, però queste sono quelle di base. E diceva appunto il re basso, il re che fa parte della prima ottava, è quello che ha la frequenza terapeutica sul rene, quindi abbassa il livello, per esempio, della paura, abbassa certe tensioni emotive incontrollabili. Quindi ci si può fare benissimo il re maggiore. E quindi il re fa, e il sol, per esempio, posso fare una sequenza. Sente abbastanza? Sì. Però dicevamo che l'ascendente era nei pesci, quindi posso utilizzare sia la campana di Giove che la campana di Nettuno, i due signori, diciamo. Infatti l'aspetto dei signori è un aspetto determinante. E si rifà una legge cabalistica questa cosa qui. Infatti a volte c'è stato il tentativo di aggiungere gli altri pianeti che sono quelli transpersonali, però vanno un po' a sballare la tabella di 7. Quindi se guardiamo, dunque, qui in effetti ci vorrebbe un disegno da fare, ma cercherò di spiegarlo, diciamo, così brevemente. Praticamente le note sacre di base e i pianeti sacri di base sono 7. Il numero 7 lo stabilì poi Pitagora, per cui lui applicò il numero aureo a tutta la sequenza, diciamo, sonora, creando praticamente la musica. Lui prese il numero aureo, che è 1,618,42, eccetera, prese una piccola corda, lo moltiplicò per il numero aureo e fece la seconda corda. La seconda corda lo moltiplicò per il numero aureo e così per 7 volte e venne fuori la scala musicale. Disse, ma il suono è abbastanza armonico, cioè gradevole, possiamo provare a usarlo. È nato da lì l'aspetto, diciamo, musicale. Pensa che i nomi delle note però sono stati applicati nel 900 d.C. Prima ancora non c'erano proprio una classificazione, come si dice adesso, do, re, mi, fa, sol, la, si. Infatti il do sta per domini, quindi il signore, eccetera, eccetera. Infatti il do corrisponde poi al chakra del cuore. Il do a 266, che è quest'altra campana che vediamo qua, a 266 è molto importante perché va a sbloccare anche la ghiandola del timo che presiede l'invecchiamento. Per esempio chi fa lo yoga dei 5 tibetani dovrebbe fare un esercizio che è legato a questa ghiandola del timo che rallenta l'invecchiamento delle cellule. Quindi se uno la usa in un certo modo, le cellule hanno un improvviso rallentamento del loro invecchiamento. E si nota che praticamente crea un effetto anche benefico, il ritmo cardiaco si abbassa. Quindi si può abbinare do, mi, sol, che è appunto il do maggiore, che è questa sequenza così. Ci ho messo la settima. E poi vado a usare spesso le settime. Le settime sono l'amplificazione di quello che è stato impostato. Infatti le settime sono quelle che vanno anche a distruggere o cancellare le cellule, diciamo, malate, o anche le cellule tumorali, le metastasi si rompono gradualmente. Ma basta da pochissimo, una sequenza di suoni di un quarto d'ora praticamente. Wow. Bello, un bel lavoro questo.
Sì, è un'esperienza veramente notevole, insomma. È noto che, insomma, non molti, diciamo, usano questa sequenza degli accordi, anche perché quando si prendono queste campane bisogna che siano tarate, perché in effetti a volte si comprano così a caso, poi io uso il frequenzimero, vado a rileggere la campana, insomma. Quelle, per esempio, indiane, boh, sono una sciofeca mai vista. Cioè, quelle che costano meno. Sì, costano meno, però boh, suonano ognuno per conto proprio, cioè non sono abbinabili quasi. Quindi uno ne compra un set di sette e si accorge che tre sono accordate e le altre quattro sono completamente scordate. Forse dipende dal taglio. Infatti a volte ho cercato in Italia se qualcuno voleva fare una produzione. In fondo abbiamo anche delle cristallerie importanti, ma certo. Ovviamente è una legge un po' di mercato qui, perché dice se non si vende... Infatti mi era capitato questa cristalleria vicino a Siena, che c'è con le Valdelsa, ma dice noi facciamo 1000 pezzi per volta, abbiamo un altiforno. Ho detto, caspita, 1000 pezzi per volta dove si mettono? Dai, ci organizziamo in associazione, Renza, per arrivare a 1000 e poi facciamo l'ordine. No, dopo il corso. Accompagnaci in questa dimensione, dai, di suoni in questo viaggio. Noi intanto... ti c'è Grazia. Facciamo sentire una sequenza? Sì, c'è Grazia che dice: affascinante i cristalli abbinati alle campane di quarzo e all'astrologia. Complimenti. Poi ti chiede: la frequenza degli occhi qual è? Se te la ricordi, la frequenza degli occhi? Ma potrebbe essere proprio vicino alla diesis, a 4,54, 4,52. Quindi è alta. Okay. Sì, è perché è vicino alla ghiandola pineale, quindi diventa la diesis. Quindi facciamo questa sequenza, vediamo com'è l'effetto sonoro. Thank you.
portiamo questa energia alla base della colonna vertebrale. Uno può visualizzare tutta la colonna che si riempie di luce verde. Nel chakra del cuore, nel chakra del cuore abbiamo il sé, adesso facciamo la sequenza per stimolare la ghiandola pineale. Thank you.
con la campana di Giove, quella con cui siamo partiti nel momento dell'appuntamento. Una cosa particolare, ovviamente, questo suono ora è indotto con il microfono, però quando ce l'abbiamo proprio vicino, il suono diretto, si sente che cominciano a vibrare delle parti del corpo. C'è chi sente se, per esempio, soffre di reumatismi, gli vibrano proprio le ossa, le zone doloranti vibrano. C'era una persona che, per esempio, faceva fatica, artrite alle mani, aveva dolorante. Alla fine della seduta, dopo 45 minuti, ce l'ha tutte rosse, perché si vede, cominciano a oscillare. Perché in effetti il silicio noi l'abbiamo nel corpo diffuso, e quindi è facile che stiamo trasmutando in una costituzione a base di silicio, ancora di più con questo passaggio, con questo cambiamento. Quindi, ah, sì, sì, questo sì. C'è questa... Fabio, cosa ti devo dire? Grazie infinite, proprio sono contentissima. Ti aspetto. No. Allora, dai, Fabio, che bello, facciamo anche di persona. Esatto. Ci stanno un paio di domande che ti volevo girare e poi sì, di chiederti in diretta se ti farebbe piacere rifare un altro appuntamento magari durante il corso tra un mesetto, così siamo pure un po' tutti più preparati riguardo queste cose e tornerai magari a farci un altro concertino. Un'ultima cosa di cui sono rimasto effettivamente sorpreso, che a volte mi capitano di soggetti di tutte le tipologie, insomma, però questo lo voglio citare, perché se qualche volta ho anche dei dubbi, nel senso dico, ma realmente il suono ha un effetto così potente? Ecco, insomma, mi era capitato una persona che, avendo avuto un intervento al cervello, non muoveva più il braccio sinistro, sì, il braccio sinistro, poi aveva avuto un'apertura sulla testa, insomma, mi chiedo se si poteva fare una prova. Io dissi, ma insomma, ora un caso così disperato, oramai si è stato lesionato, insomma, insomma se proprio volete si può provare, ma bene, lì sono rimasto veramente stupefatto, perché durante la seduta, praticamente dopo un quarto d'ora, perché tutte le cellule vivono dopo un quarto d'ora, la persona ha cominciato a sentire un forte formicolio sul braccio sinistro. Benissimo. E ha detto, aiuto, comincia a muovere la mano. Poi si è messa anche a piangere ce l'aveva così da almeno 6 mesi. Ma io credo che ci sia una riattivazione del microcircolo, cioè penso proprio anche il fatto che diventi caldo, rosso, cioè per me c'è una riattivazione del microcircolo, come ridare vitalità alle cellule. Io sento questo anche nel corpo adesso, è come se ci fosse una riattivazione. Volevo anche un vostro feedback, impariamo proprio a percepire le cose nel nostro corpo. Ditemi cosa avete provato, io l'ho sentita moltissimo. E quindi poi si può fare sempre una visualizzazione sul DNA, visto che il DNA e l'RNA praticamente è cristallino anche questo. Quindi esatto. Lo scopo, per esempio, una volta lavoreremo proprio in questo modo qua, va bene? Facciamo proprio tutto un lavoro con i suoni sul DNA. Va bene? Pensavo che il DNA infatti avesse solo 7 layer. Invece ultimamente ho trovato, anche parlando con un rabbino, che secondo lui i layer, quindi i livelli, sono 12. 12, assolutamente. Allora lui mi ha dato questi 12 suoni che le abbino con il cristallo. Molto 12 bello. Suoni in effetti sono le sette note più 5 semitoni. Curioso anche questo abbinamento. Bene, lo faremo. Faremo anche questo approfondimento. Ti faccio rispondere alle domande. Allora, ce n'è una proprio che ti chiede, è normale, a me dà un leggero fastidio questo suono. È normale? Ma ora, diciamo, fatto così a distanza, non so con cosa uno stia ascoltando, se ha un microfono, se ha un auricolare piccolo, ecco. Perché a volte può arrivare anche un po' distorto. Sì. Dà fastidio molto ai non udenti questo suono, perché i non udenti gli comincia a vibrare qui la parte del martelletto e hanno quasi dolore. Quindi bisogna vedere come sta ascoltando il suono, ecco. Io ovviamente ho preso l'unica che era negativa proprio per tirare fuori il concetto, se no ci sono dei feedback positivi come questo, che suoni meravigliosi, angelici. Flora, ciao Flora, dice forte pressione sul sesto chakra, fantastico, grazie.
anche Paola ti ringrazia. Monica dice: il fisico vibra molto anche a distanza e sento molto calore. Ah, interessante. Diciamo che ho sempre dei dubbi quanto si fa con un auricolare, nel senso l'auricolare non arriva la vibrazione nell'aria, quindi ci vorrebbe... Perché c'è proprio un ascolto delle cellule, non un ascolto uditivo, no. C'è proprio un ascolto attraverso tutto il corpo. Vi faccio un esempio, ho fatto per esempio in un'associazione yoga dove c'erano diverse piante di dracena. Sì. Voi vedeste come si muovevano le piante con il suono. Sì. Le foglie oscillavano così in modo incredibile, ho detto accidenti, la vibrazione arriva. Infatti poi si sono cresciute molto meglio, ecco, le piante crescono molto meglio con questi suoni. Poi si può creare l'acqua cristallina, uno gli abbina le 7 frequenze sopra l'acqua, quindi diventa un'acqua diamantina, ecco. E mutata nelle piante, anche questo si vede che loro crescono molto meglio, ecco. Ma perché le piante sono informatizzate dai suoni che nello schema di Masare Motu, sì. Masare Moto è quello scienziato giapponese che ha fatto tutta sull'acqua. L'acqua. E c'è una sequenza fotografica abbinando appunto il do, re, mi, fa, sol, la, si. Per esempio il re, che dovrebbe essere definito la campana della gioia, il re alto in effetti crea l'esagramma più perfetto, ho notato, più limpido rispetto, anche gli altri fanno esagrammi, però sono più composti, questo invece è un esagramma perfetto. Chiedono se ci sono delle registrazioni tue in YouTube, ci sono? Sì, in YouTube sono circa Fabio Borghini Suono, le trovo, insomma, c'è. No, ho messo proprio il link in descrizione nel post, quindi se date un'occhiata sopra in descrizione, proprio il primo link che vi ho linkato è del canale di Fabio, se volete dargli un'occhiata. Perché poi c'è Ontare Tutare Dure Soa, che è il mantra proprio del chakra del cuore, quindi spostare l'attenzione. Questa la posso anche raccontare come esperienza, se abbiamo ancora tempo? Prego, sì. Prego. Io praticamente sono stato in coma 5 anni fa per una rottura dell'aorta, praticamente, la parte alta. Quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzetto di aorta, ricucire una valvola, quindi mi hanno montato una protesi di Bentall, si chiama così. In questo periodo che era appunto in coma, sono stato 4 giorni, mi ricordo come di aver fatto un viaggio molto interessante. Cioè, questa ricerca, questo confronto fra io e sé, io ho cominciato quando ho incontrato, diciamo, questi maestri tibetani, questi mantra li ho un po' appresi da loro negli anni 90, ecco. Però non li avevo ancora abbinati al suono cristallo. E praticamente mi sono accorto che io osservavo me stesso e individuavo una parte dell'io, quindi il falso io, una parte del sé. Quindi mi sono accorto, oddio, se io lascio il corpo, adesso l'ego scompare, però devo cercare di rimanere nel sé. Quindi nel momento in cui lascio il corpo, devo avere la coscienza di avere dov'è il sé. Se non so dov'è il sé, praticamente ritorno nella prossima incarnazione, sono risucchiato anche molto rapidamente, spesso. E quindi, diciamo, bisogna avere la coscienza del sé, perché c'è un intervallo. Il sé praticamente è immutabile, noi ce lo portiamo dietro da sempre. Sempre, coscienza divina, immutabile, mai nati, mai morti, è così. Esatto, siamo noi che con questa interfaccia dell'io, l'interfaccia dell'io si può paragonare a un computer, no? È la tastiera subisce, come dire, anche pulsioni, errori diversi, battiture diverse, e così fa l'io, batte in modo diverso le parole, i caratteri, fa un casino. Quando sei arrivato, che sensazione hai avuto? Questo sai, l'hai trovato? All'inizio ho detto, no, oddio, siamo ancora di qua, no, ho fatto fra di me. Però poi la prima persona che ho visto c'era mio figlio, che all'epoca aveva 16 anni, insomma, allora ho detto, vabbè. Valeva la pena, Fabio. Valeva la pena, sì. Valeva la pena, assolutamente. Fabio, però grazie. Ho imparato a mettere insieme più cose, specie in questo periodo, ecco, tutto quello che ho fatto l'ho rimesso insieme in un modo molto diverso, molto più fluido. L'approfondimento del tuo lavoro è nata da questa esperienza. Io mi ricordo di aver letto la tua storia in questa chiave, cioè che lì è stato proprio un momento topico, sì, della tua esistenza. Cioè da lì il suono l'ho scoperto nel 2012, cioè io già usavo i mantra, eccetera. Sì. Una volta entrando in questa stanza usavo delle campane di metallo, entrando in questa stanza c'erano delle campane di cristallo, appena ho sentito il suono ho detto, oddio, ecco come si fa a suonare una carta del cielo.
Questa mia amica disse: ma come si fa a suonare una canto del cielo? Beh, lo diceva Keplero, però non era facile fare questo abbinamento a cascata dei signori e dei maestri, diciamo, che conducono il cielo. Per cui diceva, essendo sette vibrazioni, sette note, forse prima non ho concluso bene il discorso, sette vibrazioni, quindi sette note, sette pianeti, i pianeti si dispongono nello zodiaco, a destra abbiamo i domicili diurni, a sinistra abbiamo i domicili notturni, e ognuno è incastrato. Questo viene però da una struttura cabalistica, quindi la cabala ci dà un'impostazione davvero molto importante di sapienza e conoscenza sull'uso dei pianeti, ma anche delle frequenze, perché poi se ce le abbiniamo nel modo giusto, quindi questa chiave che appunto ho trovato, che ho sperimentato a lungo, perché ci sono diverse chiavi. Per esempio, uno comincia a dire il Do è dal basso, dal primo chakra. No, assolutamente, si parte secondo la struttura di Gixter, che era un teosofo. Do parte dal cuore ed è a spirale, a rotazione, si allarga e prende quindi infatti il Do, poi il Re, il chakra gola, il Sol è il chakra gola, che corrisponde a Marte, il Re, il Rene, Mercurio è il Si, che è il chakra ombelicale, si va sul chakra frontale con il Fa, che è la campana di Giove, poi ghiandola pineale, che è La, e la diesis e l'epifisi subito dietro. Bene, mi sembra di aver dato un riassunto un po' veloce, ma... Infatti, Fabio, io ti voglio invitare già a una delle lezioni. Mettiti d'accordo con Renza, poi ne parliamo. Ci fai magari una presentazione come si deve riguardo queste cose a cui si è accennato, sul suono in generale. Sì, la presentazione è fatta con una serie di diapositive, ecco, perché con le diapositive si fissano meglio i concetti. Assolutamente. Fabio, volevo chiederti una cosa che esula un po' da questo. Tu sei un grandissimo astrologo, hai letto questo equinozio, puoi darci qualche anticipazione? Ma sì, appunto, l'equinozio è come dire, si lascia uno schema alle spalle, perché praticamente dopo il solstizio la luce cresce e poi comincia con l'equinozio di autunno a decrescere, quindi c'è una purificazione adesso che è di nuovo in atto, quindi attraverso la bilancia comincia la decadenza, poi appunto l'autunno, le foglie che decadono, c'è una decomposizione anche delle energie passate. Okay. Quindi anche tutto ciò che può essere legato a questo benedetto virus, per esempio, è una decomposizione ed è una ristrutturazione verso il nuovo. Quindi questo ci sarà una tempesta magnetica verso il 20 ottobre, proprio perché il Sole e Urano sono opposti, Marte e Sole sono opposti, quindi lì c'è una tempesta magnetica. Ci può essere un po' un incremento, però insomma non... direi niente paura, ecco, secondo me molto recentemente è stato un po' troppo strumentalizzato, ecco. Esatto. Certo. Guarda, io sono d'accordo. Ci vogliono vaccinare tutti. Sono d'accordo con questo commento, che purtroppo non riusciamo a vedere il nome. Fabio deve entrare in accademia. Fantastico. Esatto. Faremo di tutto. Beh, qui ci sono, io partecipo a tante accademie, anche una in Svizzera. Però diciamo in Italia, dai, forse è un risveglio adesso. Non so come mai, perché ho lavorato di più in Svizzera che in Italia. Chi lo sa. Adesso abbiamo trovato un altro canale, dai Fabio. Dai, ci siamo noi qua, ti aspettiamo Fabio. Poi, ecco, spesso un'altra cosa particolare che uso sono le stelle fisse. Visto che gli egiziani davano un'importanza molto a come hanno costruito le piramidi, per esempio. Le hanno costruite guardando la costellazione di Orione. Esatto. Infatti c'è stata una volta che sul Lago Maggiore abbiamo fatto una canalizzazione con il suono per diciamo attirare certe energie positive, tutte sul Lago Maggiore. In questa maniera prendeva una parte della Svizzera, una parte dell'Italia. Quindi io penso che l'Italia anzi abbia una componente esoterica molto molto forte, che è riequilibrante un po' per tutta l'Europa in questo momento. Quindi dovremmo essere, diciamo, positivi noi con il nostro pensiero, non lasciarci, come dire, abbattere da cose che poi non sono esoteriche, ma sono esoteriche. Okay. contro Però le energie sottili lavorano molto, specie quando noi ne prendiamo coscienza. Allora cosa è successo? Per esempio, guardavo Leonardo da Vinci, faccio per dire, non so. Lui nasce con una stella fissa molto importante che è Fomalhaut. Un altro che è nato con questa stella fissa molto importante, per esempio, è stato lo stesso Valentino Rossi, faccio per dire, perché è diventato famoso. Perché il suo maestro, Lon Oswego, è congiunto sempre a questa stella fissa. Poi, non so, guardiamo Einstein, nasce con Sirio all'ascendente, guardiamo lo stesso Lucio Battisti, nasce con Sirio all'ascendente. Quindi ci sono stelle fisse che determinano delle entità che si reincarnano con,
con un ruolo un po' particolare, diciamo. Quindi se io vado a prendere in quell'attimo la frequenza di congiunzione con certi pianeti, quando questa energia si scarica sul pianeta, noi la indirizziamo dove vogliamo, ed è sicuramente centuplicata rispetto ai momenti e o periodi non favorevoli, definiamolo così. Altrimenti non ci sarebbe differenza fra l'uomo comune della strada e quello che ha queste stelle fisse, diciamo, importanti. Ecco. Nel prossimo libro che ora sta per uscire sono le geometrie planetarie, ho messo tutta questa differenziazione delle stelle fisse. Voglio ricordare un'altra cosa un po' particolare che fai con l'acqua. Ce la puoi raccontare brevemente? Ah sì, l'acqua, diciamo, viene caricata. Quindi se per esempio io carico con le sette frequenze l'acqua, posso fare anche un caricamento angelico, cioè io vado a pescare le frequenze che sono incastonate nello zodiaco, perché non tutti sanno che la struttura angelica viene da una struttura di Abramo. Abramo si può definire stato il primo degli astrologi conosciuti specie nel mondo biblico, e lui ha fatto la struttura, diciamo, dei 72 angeli. Ma com'è che viene fuori questo numero 72? Perché potrebbe essere anche 128, che ne so. 72 chiaramente è un numero simbolico, ma è un numero dovuto all'energia dell'uomo che si incastra su tutta la sfera zodiacale. In che senso si incastra? Noi siamo una valenza di numero 5, nel senso noi abbiamo 5 sensi, perché abbiamo 5 dita nelle mani, 5 dita nei piedi, perché siamo numero 5 come tipo di energia. Esatto. Il 5 è il contatto fra la parte materiale e la parte trascendente. Infatti se guardiamo, non so, anche nel dogma cosiddetto di Eliphas Levi, che era un cabalista, la stella a 5 punte ha questa riflessione dell'uomo vitruviano, dell'uomo cosmico, esatto, che capta le energie. Per cui se noi dividiamo i 360 gradi per 5, otteniamo 72 parti dello zodiaco, che sono i 72 segmenti degli angeli. Quindi se io vado a prendere il nome degli angeli, che è un suono, il nome degli angeli è un suono, c'è la definizione Yah, sono quelli femminili, e quelli che finiscono in El sono maschili. Questo è sempre per il bipolarismo dell'essere umano, perché è bipolare, quando si incarna prende l'io e c'è la parte al femminile e la parte al maschile. Quindi diciamo che questa è un po' una condanna dell'uomo che deve ritornare alla sua diciamo, potenza naturale. Infatti 2 alla quinta poi dà 32, 2 alla quinta quindi sarebbe il bipolarismo maschile femminile, giorno notte, yin yang, eccetera eccetera, moltiplicandolo per 5 si ottiene 32. 32 sono i nomi che hanno creato praticamente l'universo, sono i 32 Elohim che si rintracciano nel sistema sefirotico. Quindi noi dovremmo tornare Elohim. Quindi anche qui c'è una meditazione particolare, una cosa particolare. È tutta una specie di incastro che mi è tornato benissimo dopo il coma. Si vede questo viaggetto nel coma che è servito. A volte uno può avere tante nozioni ma non usarle bene, ecco. No, per carità. Io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, di tutto quello che ci hai regalato oggi, e ci sentiamo prestissimo per accordarci. Io ti ringrazio a nome di tutta l'associazione dei presenti. Fabio, ti aspettiamo, poi ci sentiamo bene privatamente. E bene, durante il tranquillo percorso ti ho invitato live, quindi ti aspettiamo, poi vediamo i d'accordo dettagli. Una cosa che voglio dire per la cristalloterapia: come avete visto, la cristalloterapia è proprio partire per un viaggio che vi apre le porte di moltissimi mondi, e oggi l'abbiamo visto anche con Fabio. Quindi grazie infinite di essere stati con noi, grazie Fabio, grazie Piero, e a presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Io ricordo a tutti che in descrizione trovate il link del canale YouTube di Fabio e trovate il link con più informazioni riguardo l'associazione e l'accademia. E vi ricordo che con 8 euro al mese o 75 euro l'anno si ha accesso a tutti i corsi, quindi non solo quello di oggi sulla cristalloterapia o un altro a cui siete interessati, ma si ha l'accesso a tutti, passati, presenti e futuri. Grazie ancora a Fabio e a Renza. Ciao. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Buona serata. Ciao ciao.